Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, ovviamente benvenuti se è la prima volta, come sapete sono sempre Sir Silver e anche oggi vi porto un nuovo video di Elden Ring. Cosa faremo in questo video ragazzi? Andremo a svolgere la famigerata quest di Alexander che prenderà buonissima parte di tutto il gioco, il mondo di gioco appunto. A questo punto ragazzi, dove ci troviamo innanzitutto e con che personaggio giocheremo? Allora, il personaggio che utilizzeremo è questo nuovo personaggio che ho creato dal prigioniero, Gazzosa Norrune, ispirato al famoso meme che creò nel canale, appunto, Graziano, appunto, mimico Graziano, titolare del canale Grafilms, come sapete, con cui collaboro praticamente sempre, che creò la storia di Gazzosa senza soldi. Ovviamente, in Elden Ring, come sapete, le rune sono i soldi, quindi abbiamo chiamato Gazzosa no Rune, appunto. Detto questo, vi ricordo che anche il mio vecchissimo contatto che aveva l'account Blastatore Seriale, che era venuto a fare un po' di scompiglio sul canale contro quattro determinati hater che c'erano, ha ricreato un nuovo account per fare un canale anche suo che si chiama appunto Gazzosa senza soldi, in omaggio al personaggio creato da me e Graziano, più da Graziano che da me. Quindi questo video è ovviamente un omaggio ad entrambi, vi lascio in descrizione i loro canali per andare a visionare appunto i loro lavori. Detto questo, per cominciare questi Alexander ragazzi, ovviamente guardiamo la mappa e siamo sepolcri. Dal primo passo, dove incontrate il viso bianco vagre, andate a chiesa di Erre, salite fino alle rovine, a questa grazia vi otterrete torrente, fate la strada fino alla capanna di Colle Tempeste e poi svoltando a destra arrivate alla capanna del maestro guerriero, dove troverete anche il cavaliere Bernal, questo è un PC che vi sto trattando in un'altra quest, che vi venderà alcune ceneri importanti per le vostre armi e scudi, e soprattutto ragazzi qui c'è anche un night boss se lo affrontate di notte, quindi Bernal scapperà e ci sarà un night boss. Ora la strada che dobbiamo prendere è questa fino al Sacro Ponte per raggiungere Alexander il vaso guerriero. C'è una grazia anche lì vicina, ma io vi faccio vedere proprio la cosa in un altro modo, anche l'ho già sbloccato, ma ve la faccio vedere da questa grazia, preferisco. Qui c'è un accampamento che potrete esplorare, io ovviamente l'ho già esplorato, e passando di qui sentirete qualcosa. Ecco, qui troverete il nostro simpatico Alexander. Oh, my stars, I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? Aiuto. My thanks. A thousand things. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Allora, lui ci dice di colpirlo da dietro un qualcosa di grosso e pesante. Quindi, io userò lo spadone della luna. Ecco qua, e così l'abbiamo buttato fuori. Ora non attaccatelo più e parliamoci. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Per fortuna non è stato così, Alexander. Facciamoci tutti una risata. As a token of my appreciation, I'd like you to have this. Ok, ci dona la carne pregiata come dono. Once again, pleasure is mine. I am the warrior Jarl known as Alexander. Iron Fist Alexander. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. Beyond these lands lie the scarlet
rot-blighted Caelid wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast a flutter? I'm heading eastward to Redmane Castle. Ok, ci ripete sempre la stessa cosa, quindi dovremo dirigerci nelle terre di Caelid, qua. Quindi ragazzi, detto questo, per la prima parte della quest di Alexander è tutto. Io vi demando la seconda parte di video, ovviamente, sempre qui sul mio canale. Rimanete con me perché ovviamente il video continua. Perfetto, signori, siamo in un nuovo incontro con il vaso guerriero Alexander. Ma non lo troveremo esattamente subito, dovremo fare una parte di dungeon per vederlo. Allora, cosa dobbiamo fare, ragazzi? E soprattutto dove siamo? Siamo a Caelid, vi aveva detto che si sarebbe diretto a Caelid, appunto da quando l'abbiamo incontrato qua, da queste parti, al Sacro Ponte. Noi da qui dovremo partire e raggiungere questo luogo, che è la Galleria di Gari. Con tutta fortuna Alexander dovrebbe spawnare lì. Questo non è un incontro risolutivo per sistemare la sua quest. In realtà potete anche salettare la quest e andare comunque a buon fine. Sappiate, ci tengo a farvi sapere questo. Ecco qua. Qua ci sarà la Galleria di Gael. Questo, complimenti, che ha proprio preso il tempismo giusto. E qua dovremo scendere rotolando con attenzione, prendere i vari step. Ecco qui. Poi cerchiamo una discesa qua e una discesa qui. Qui non c'è molta carica purtroppo in questa zona, quindi... pagato bene però, forgiature 3 e 2, entrambe per 1. Ok, attiviamo un bacino di vocazione e ora dovremo farci il dungeon per raggiungere la prossima location di Alexander, il vaso guerriero. Perfetto. Riusciamo a stenderli, però riusciamo a fargli abbastanza male. Ora. Ok, questo prendiamo le spalle. Vi faccio vedere l'esplorazione completa della Galleria di Gary. Forse ve l'avevo fatto vedere sul Boss No Damage qualche volta della zona, o no, ve l'avevo fatto vedere quando vi ho mostrato come si prende la Luna Velata, che in effetti è un'ottima katana per questo personaggio, se dobbiamo dirla tutta, gente. È ancora in piedi nonostante tutte le mazzate che ha preso. Ok, beh,
cos'è una cura. Adesso scendiamo. Sono rimasti assorti nel lavoro e ci permette di prendere le spalle, che è una buonissima cosa per eseguire dei backstep o dei back abbreviato. Allora, qui come vedete si farma bene anche dai nemici, queste pietre di forgiatore, quindi se volete maxarvi un'arma per i punti, mi pare, per i punti in cui potete portarla, non è che si può fare miracoli, qua è un buon punto dove venire. Questo lo prendiamo sempre le spalle, qua. Adesso scendiamo. Te vuoi suonare ancora la tromba, ma stavolta la tifoseria è fallita, via, per così dire. Adesso raccogliamo e muoviamoci lungo la galleria. Allora ragazzi, qua si va al boss da questa parte, non che mi interessi affrontare il boss adesso, e qua dovremmo trovare Alexander qua dietro. Ecco lì, lo vedo già adesso, ecco qua. Mi sono fatto tutto il giro della galleria. Ci nomina ancora il castello manto rosso, vedete? Ma sicuramente, sicuramente, amico mio. Ed ecco, ci prendiamo un'altra pietra forgiatura. E ora ci ripete sempre la stessa cosa. Perfetto, per due dialoghi. Qui troverete un'altra grazia che è molto utile perché è molto vicino al boss. Però, a dire il vero, ragazzi, se volete potevate farvi anche il giro da di qua. No? Praticamente potevate prendere questa strada da sepolcri. Però per qualche motivo so che la strada è chiusa, meno male, quando si arriva qui. Quindi io vi suggerisco di farvi comunque tutto il giro. Questa porta praticamente la trovate chiusa quando arrivate qui. Quindi obbligatoriamente la cosa migliore è farvi tutto il giro attraverso la galleria di Gai, come vi ho mostrato. Ripeto, non è uno step così tanto necessario per far progredire a questi Alexander, ma è un integrativo che, se volete farlo, è anche carino per la storia ed è carino per il video. Detto questo, la prossima step, la prossima fermata è il castello Manto Rosso, dove avremo a che fare con il terrificante Radahn, il flagello celeste. Rimanete con me perché ovviamente... Ed eccoci qua ragazzi, dunque il castello Manto Rosso. Questo è il nostro prossimo step per questi Alexander. Guardate dove siamo. Questa è la camera sulla piazza, in nome della, appunto, di questa grazia ci accederete prendendo un teleport qui dal Gran Ponte Invalicabile. Se il teleport è attivo e arriverete qui praticamente. Ecco, se avete fatto tutto come la visione del video precedente, dovreste avere la, appunto, il festival di Radahn attivo. Ora usciamo di qua, sentite anche la musichetta, e qua dentro, invece di esserci una boss fight, ci sarà il festival di Radahn. Vedrete tra le persone disponibili anche Blade in mezzo lupo per questi appunto ranni. Parliamo con la Vergine Teorina che ci dona la sua gesture, Link in educato. E là c'è Jaren che sta parlando. The festival is nigh. General
of the shattering awaits you. Champions, prepare for battle. Defeat the general, claim glory, and grab that great rune. A celebration of war. The Radon Festival. Ok ragazzi, appena finisci di parlare qua troveremo Alexander. Ah, you came. How delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other than General Radon himself. To think, I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage, my friend. I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. Be sure. Ok, ci ripete la stessa cosa, quindi possiamo procedere. Alexander lo incontreremo qui contro Radana. E parlando con Jared. Are you good and prepared, young chum? The festival begins. Ci sono. Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radon is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration of war! The Radon Festival! Ok, ci dona una gesture urlo di incitamento e noi possiamo procedere nella prossima zona, appunto, del castello Manto Rosso. Ecco, allora, innanzitutto vi consiglio di raccogliere questi oggetti, una pietra funeraria 5 e un altro oggetto all'interno del castello, che poi quella porta si chiuderà e si riaprirà solo più avanti, quindi conviene che voi entriate adesso qua dentro a prendere questo item. Ecco. Adesso usciamo fuori e qui troveremo appunto il montacarichi che ci porterà alla gigantesca distesa che vedete là davanti, dove avverrà la battaglia contro Radan, il flagello celeste. Questo dovrebbe essere il suo nome, se ricordo bene. Ho giocato così tanto ad Elden Ring che manco più mi ricordo le cose, rendetevi conto. Quindi attiviamo il bacino di evocazione e prendiamo la destinazione per la nuova zona. Ok, evochiamo. Ok, evochiamo. Chiamiamo torrente. Lui è ancora su di noi. Evochiamo Alexander, questo guerriero.
Allora, la danza mi sta andando. Noi prepariamoci perché a breve pioverà su di noi. Ha buttato giù Alexander. Noi tiriamo fuori chi è evitabile. Certo, gente evocabile, gli facciamo andare da solo. Giusto lì. Un altro che è evocabile, vedo qua. No, avevo visto male. Ragazzi, ero senza mana. Ecco qua, e Radahn ci saluta. Perfetto. Runa maggiore di Radahn, rimembranza del flagello celeste. Ok, a questo punto a questo punto, come vedete, abbiamo la grazia nella zona di Radahn. Ci sarà Blade con cui potete parlare per appunto mandare avanti la nostra, appunto, questi ranni, ma a noi non interessa, interessa parlare con il nostro Alexander. Marvelously fought. You are well and truly a champion, friend. I, on the other hand, am nothing but a crock. One hit was all it took to crack me, and for my inside to come spilling out. After that, I hid like a coward, and as such, I can hardly stand to face one such as you. But don't you think I've given up just yet? As luck would have it, there's a veritable mountain of warriors' bodies right here. If I can just squeeze this bunch down inside me, I'll be a mighty warrior again in no time. And you know, the bodies found here are exceedingly fine. Who could expect any less from the very warriors who fought in the Shattering, the greatest of all wars? Just you wait and see, friend. I'll grow even stronger. Just you wait when next we meet. Ma sì, facciamoci una risata, caro il mio caro. Vedete? Ci ripete sempre la stessa cosa. Quindi, vuol dire che i suoi dialoghi sono arrivati alla fine. E ora Alexander sembra essersi spostato. Ecco qua, non lo vediamo più. Vedete? Quindi vuol dire che la sua quest può finalmente progredire. Noi ci vediamo ovviamente più avanti in questo video per vedere come avanza il tutto. A tra poco, ragazzi. E rieccoci, ragazzi, in un intermezzo della missione di Vaso Guerriero Alexander. Dunque, questa parte che vi porto è completamente opzionale, ma ve la mostro ugualmente. Dove ci troviamo dopo aver combattuto Radahn? Ci troviamo alla capanna dell'artista. Il nostro Alexander, Vaso Guerriero, si trova qui, come vedete, poco più in basso, sotto la torre dello studio, ingresso della sala da studio Cariana. Quindi da qui noi prendiamo il nostro cavallo, scendiamo verso, lasciateci la sala da studio qui, quel cavaliere mi darà un breviario, io l'ho già preso, ovviamente non mi interessa ricombatterlo,
Qui troverete anche una radice mortale per il quest di Garank, in quanto ci sarà un Tibia Mariner, un marinaio di Tibia appunto, che vi darà la radice mortale. Ciò che noi dobbiamo fare è cercare Alexander. Vedete che ci sta chiamando. Eccolo qua. Alexander è nuovamente bloccato, ragazzi. Nice it is to see a friendly face. As you can surmise, I've got myself stuck in another hole. Would you mind helping me out again? Aiuto. My thanks in advance. I know you're the woman for the job. You know what to do, Give me a good smack from behind with something nice and big. Don't worry about my wound sustained at the festival. I'm stuck back together good and proper. Just give it your all. Quindi anche in questo caso, ragazzi, da dietro gli date un colpo pesante. Wait. I have a terrible feeling about this. Would you stop hitting me for a minute? Certo, Alexander. Now, I can feel my lower half is stuck on something. I don't think you can get me out just by hitting me this time. Let's think. Perhaps there's a way to slide me out a little more smoothly. What if I could somehow be made slippery or some such? Ciò che dovete fare a questo punto, se volete fare questa parte, io ve la mostro lo stesso, è raggiungere un villaggio che si trova qua sotto, il cui nome è Vasburgo. Ora dovremo cercare un punto in cui lasciarci cadere, eccolo qua che l'abbiamo trovato. Allora, cerchiamo di prendere bene la lapide. Una, ecco. Ragazzi, qua si muore come se non ci fosse un domani. Due, tre. Adesso dobbiamo prendere questa. Ora dobbiamo prendere questa che sta sotto, quest'altra, e atterrare, ragazzi, su questa. Stavo volando di sotto, atterrare qua. Scendiamo a Vasburgo. Qui troveremo un vasetto con cui parlare che ci darà una sua sottoquesta alla fine, mi sembra. Farò io da ceramista. It's not easy being potentate, though. I know. Show me your hands. It's just a little test, cuz. To see if you've got the right stuff. Your skin isn't so smooth, is it? You need slick, slidey hands to be potentate, you know? I'm sorry, cuz. But I don't think you've got what it takes. What a shame. Quindi noi non possiamo fare da ceramista. We can still chat. Potentate or not, come back and visit me. Lui vi chiederà di andarlo a trovare più e più volte qui a Vasburgo. Ovviamente vi invito a sbloccarvi la grazia e raccogliervi tutti i appunto ingredienti e oggetti che si trovano a Vasburgo. In qualche modo lui dovrebbe darvi la formula per creare un vaso scivoloso per tirar fuori Alexander da lì. Allora, io non sono mai riuscito a farla questa cosa, ma sappiate che questa parte è completamente opzionale. Alexander comunque si scastrerà da quella zona e si sposterà all'altopiano di Artus nel Monte Gelmir, dove vedremo il prossimo luogo di incontro. Quindi, detto questo, ragazzi, rimanete con me perché, ripeto, questa parte è completamente opzionale. Quindi, se volete farla, fatela, se no io vi faccio skippare tutto, così almeno è anche più semplice per voi. Quindi vi saluto dicendovi che tra poco proseguiamo con il video, dopo il taglio. E rieccoci di nuovo insieme, ragazzi. Dunque, una volta che proseguiamo, come vi ho detto, nella quest di Alexander,
arriveremo al monte Gelmir, praticamente in questa zona. Qua noi praticamente scopriremo un indizio quando ci troveremo davanti ai portoni di Villa Vulcano, che io non ho ancora aperto, come vedete. Giusto qua fuori, dove poi affronterete un gigante dei soldati marionetta, Alexander ha lasciato un messaggio per noi. Eccolo qua, vedete? Credevo fosse una montagna di fuoco, ma non sento nulla. Dovrò indagare ulteriormente. Come avete visto, questo è un messaggio del gioco, non dei giocatori, lasciato appunto da Alexander. Questo messaggio ci fa capire che noi dobbiamo andare a un'altra grazia, che è quella della foce del Termine. In questa grazia noi potremo incontrare poco più avanti Alexander, il vaso guerriero. Quindi prendiamo il nostro torrente. Dovremo fare slalom qua in mezzo ai monaci di fuoco, in mezzo alle macchine d'assedio e tutto, come vedete. Vi consiglio di passare più esterni possibile. Lì, come vedete, stanno combattendo, noi ce ne freghiamo, non ci riguarda la cosa. E dovrete raggiungere questo luogo con un bacino di evocazione, dove qui affronterete un drago di magma. Io l'ho già battuto, e dopo che battete il drago di magma, come vedete, sentirete i lamenti di Alexander. Prendete questo fiumiciattolo di magma con il cavallo, con torrente, non senza, e lì ecco Alexander che sta bellamente, si è immerso nella lava, no? E ora qui potrete fare parla da qui, non è necessario che andate vicino a lui, potete parlare da qui. Might you have in such a place as this? I hardly think you're here to temper yourself with flame, considering that fleshly form of yours. Your timing, though, is impeccable as ever. I've been making just the thing for you on my journey here. Take it. I'm sure it'll suit you to a T. Okay, ci regala il vaso, che in realtà è un elmo, vedete dall'icona in alto a sinistra della nostra cornice, dell'oggetto, è un elmo per la testa. Quindi ragazzi, vediamo. Forse dovrei dirigermi a destra. Oltre a me, ripete sempre la stessa frase, vuol dire che abbiamo esaurito i suoi dialoghi. E Alexander rimarrà qui fino a quando raggiungeremo Faro Masula. Ma prima di raggiungere Faro Masula c'è ancora qualcosina che vi dovrei mostrare, che riguarda sempre Alexander. E per questo vi do appuntamento, una volta finita la capitale, alla vetta dei giganti. Rimanete con me, perché ovviamente abbiamo ancora un po' da vedere di questa bella missione. A tra poco. Ed eccoci di nuovo insieme, ragazzi. Siamo alle vette dei giganti, ci arriverete di trama principale, più esattamente a questa grazia, la base della forgia, che vi porta alla boss fight qua con il gigante di fuoco. Allora, ciò che dovrete fare è praticamente attivare il nostro torrente, correre in questa direzione. Non è indispensabile per questi Alexander questa cosa, ma io ve la includo lo stesso nel gioco, nel gameplay. Quindi, ok, passiamo di qua. Prendete questa catena, lì c'è la praticamente nebbia della boss fight. Noi la attraversiamo e qua vicino troverete il simbolo di Alexander. Ecco. Intanto evochiamo anche la nostra Tiche, che è... Ed ecco che arriva anche il nostro Alexander. Quindi... E lui vi può aiutare nella boss fight contro il gigante di fuoco. Ora attendiamo che Tiche apra le danze. Ecco lì. Vedo che ha già incominciato a colpire Tiche.
alla fine, ragazzi, gli dà solo più vita a Xander, quindi non è che fa tutto sto granché. Lo tankasse almeno un po', ma poi il gigante se la prende pesantemente con voi, quindi. Tiche, noi contiamo su Tiche, perché se contiamo su Xander, gente, possiamo aspettare e sperare. Poi una fiamma del dio caduto, spero non sia diretta verso di me. Sì, sono entrambe dirette verso di me. E giustamente il gigante mi ha puntato. Ecco, una bella scudata in faccia. Giustamente per gradire, quella è una fiamma del dio caduto che mi sta puntando. Ok, siamo riusciti a farlo esplodere. Allora, non ho più mana. Perché tutte le fiamme del dio caduto? Ah, ecco, questa per fortuna punta Alexander. Stiamo attenti perché non si riesce a... Poi io che però attacco fuoco con fuoco, sono un bel fenomeno. Vai Tiche, vai Tiche qua, se non blocca giusto lo secca con un colpo. Ecco, vedete i suoi punti vita che stanno scendendo. Puntano a me. Ok, Tiche non sembra volerlo seccare con il colpo che dico io, ma va bene. Ok, ci sta bersagliando tutto andare il gigante, sta cercando di ucciderci in ogni modo. Interessante vedere come Xander non stia facendo assolutamente nulla. Attenti, perché poi le fiamme spuntano in ogni dove, in ogni luogo. Allora, sembra che Tiche sia morta, è sparita dalla battaglia. Che dobbiamo veramente cercare di curarci a tutto andare, perché ci è andata male. Questa battaglia ci è andata abbastanza male, ma cerchiamo di andare sul sicuro utilizzando Alexander. Gli fai proprio poco e niente. Ok, sembra che sia morto. Comunque, ragazzi, questa era la battaglia, come vedete. Potete evocarvi Alexander, che poi ci saluterà e praticamente tornerà nel suo mondo, appunto. Noi andiamo alla Grazia e il prossimo step sarà incontrare Alexander a Farumasula. Quindi rimanete con me, chiedo umilmente scusa ragazzi per tutta la difficoltà che ho avuto durante la boss fight, ma
anche T che ci ha abbandonato a metà boss fight, quindi in qualche modo non so cosa è successo. E noi ci vediamo tra poco per le fasi finali della quest di Alexander. Rimanete ovviamente con me. E rieccoci di nuovo insieme, ragazzi. Siamo a Faro Masura in Frantumi. In questo luogo, appunto, potrà terminare la quest del vaso guerriero Alexander. Cosa dovremmo fare innanzitutto? Dovrete avere, innanzitutto siamo qui, ragazzi, all'altare del Tempio del Drago, cosa importante. In questa zona di Faro Masura, dopo aver acceso la Forgia dei Giganti, dopo la boss fight che abbiamo appena visto, raggiungeremo il tempio, scusate, l'altare del Tempio del Drago. Qui affronterete una boss fight, il Godskin Duo, il duo Sacriderma, appunto in italiano, e una volta sconfitti potrete proseguire all'interno delle rovine di Faro Masura. Quindi, prendendo questa grazia come indicazione, partiamo e cerchiamo di raggiungere Alexander in questo luogo. Allora, alcuni nemici, quasi tutti i nemici sono ancora vivi, per il semplice fatto che, per mostrarvi la via dalla grazia, devo comunque, in qualche modo, sconfiggerli. Ok, uno ce lo siamo giocati. State attenti, per questi qua lama fanno abbastanza male, con lama d'energia. Queste ci tirano queste specie di boomerang. Ok, adesso passate di qua e puntate quel cane lì, perché potrebbe darci fastidio. Quindi ora da qui salteremo giù senza possibilità di risalire. Ok, qua ci sarà un nemico che vi invito ad uccidere, perché vi potrebbe dare veramente fastidio. Perfetto. E qua scendiamo. Allora, state attenti a questo nemico, che è abbastanza fortino. Vi può droppare la sua arma, non è stato questo il caso, come avete visto. Ora saliamo queste scale. E state attenti a quest'altro di nemico. Non è che salta di sotto, eh? No, sta grazia non ce la fa. Ora, passate di qua. E giunti in questo luogo, sarà importante che voi abbiate dalla vostra parte delle chiavi della spada di pietra. Praticamente, se andiamo su che item, mi pare che si trovino qui, sono queste. Io ne ho 28, giunti a questo punto del gioco ne avrete tante anche voi, molto probabilmente. Ecco, qui ve ne serviranno due, perché vi aprirà tutta una zona in più di Faro Masura. Ecco qui, perfetto. E prendiamo l'ascensore che c'è qui. Praticamente, ragazzi, li trovate anche in vendita all'altare del vincolo, come sapete li vendono diversi mercanti in giro per il gioco. Qui accendiamo la nostra grazia e adesso partiamo, ragazzi, attiviamo il nostro bacino. Qua me la speedrunnerò un pochino, o almeno ci proverò. C'è molto da fare in questa zona, ma a noi interessa raggiungere Alexander. Raccogliete di corsa la runa del Lord, non lasciamo assolutamente al gioco. In alto c'è un seme dove c'è la radice, se abbiate bisogno dei semi, appunto, dell'albero madre. Ok, saltiamo di qua, siamo riusciti. Ora saltiamo di qua e saltiamo. Ecco, siamo cascati, mannaggia. Non sempre tutto va bene, ma sotto i colpi nemici può succedere. Rifacciamo il tutto. Corriamo e saltiamo, perfetto. Ok, adesso portiamoci di qua. Scendiamo. E là troverete il vaso guerriero Alexander. Nessuno ci insegue. C'è una buona cosa, perché non abbiamo bisogno che nessuno ci insegua in questo momento. Alexander sta fissando il vortice. Noi ci prendiamo anche un'aurea e parliamo con lui. Prima di parlare con lui beviamo il nostro balsamo.
you made it here yourself? City hanging in the air is slowly crumbling. It's an incredible place we find ourselves. But that aside, you're suddenly a force to be reckoned with, eh? I doubt there's a single soul who could have handled that giant other than you. He was practically a god. Of course, I count myself the great Alexander, one of many. Which means I would want you to ask me. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. Ok, parliamo ancora con lui. E Alexander ci sfiderà a duello. Vedete, ora possiamo combattere. Ah, è volato via oltre il nostro attacco, ma Alexander cade a terra. Era impossibile vincere. Alexander morirà, come succede in tutte le quest dei Souls, e ci dona un talismano che ha scheggia di Alexander e le viscere di Alexander. Nel caso, ragazzi, del talismano, che è la scheggia di Alexander, ecco qui, aumenta notevolmente la potenza d'attacco delle abilità, quindi è un talismano incredibile che potenzia il weapon art delle vostre armi, e ve lo suggerisco, e anch'io corro ad equipaggiarmi. La scheggia è incrostata dai gomiti di carne bollita, mentre brandelli di ornamenti affiorano dalla poltiglia. Sembrerebbe il residuo di un campione dalla rossa chioma. Quindi, come vedete, questo è l'oggetto di Alexander, ciò che ci dona la sua quest. Ma un altro oggetto interessante di Alexander, che si trova nei key item, è appunto le sue viscere. Il ricordo del vaso guerriero Alexander, rinvenuto al centro dell'ammasso di carne che un tempo riempiva il grande vaso. I vasi contengono i residui di cuore che vennero prima, è così che i guerrieri sono tramandati di vaso in vaso insieme ai loro sogni di grandezza. Quindi lui praticamente si era infilato dentro questa specie di cuore, no? Queste viscere. Giunti a questo punto, vi dico che potete andare a Wasburgo, per chi si ricorda, per la zona extra che vi ho fatto vedere, per concludere totalmente, potremmo chiamare la sua quest, anche se la sua quest sarebbe finita così. Quindi facciamo un teleport a Wasburgo e vediamo il da farsi. Ok, eccoci qui. Praticamente andremo dal vasetto, che sembra stia dormendo. Ok, il vasetto sta dormendo, quindi proviamo ad avanzare il tempo al mattino. Riposiamo. Accelera il tempo fino a mezzogiorno. Riproviamo ora. Consegno interiore di Alexander, ecco. Journey once I'm ready to go as a warrior jar in search of glory. I don't think I'll see you again. When I set out, warriors are supposed to work alone. Goodbye, cuz, and thanks for everything. I'll never forget you, cuz. I'll never forget you. Ok, consegniamo interiora. In teoria
noi adesso riposiamo. Ecco qua. Il vasetto se n'è andato lasciando un oggetto per noi, come vedete, che è il talismano, se ricordo bene, del vaso. Ecco qui, il vaso compagno. Ragazzi, questo talismano, come ve lo mostro, ecco qui, è un vaso che aumenta la potenza dei vasi lanciati. Se avete dei vasi lanciati contro un nemico stile bomba, questo potenzia i loro effetti. Appunto, detto questo, ragazzi, noi abbiamo terminato qui la nostra quest di Alexander, il vaso guerriero. Quindi vi ringrazio di aver visto questo video, che ovviamente vi chiedo, se vi è piaciuto lasciate un pollice su, un like per supportarlo, oppure vi chiedo come sempre se vi piace tutti i miei video, se volete sapere quando pubblico qualcosa di nuovo, volete rimanere aggiornati con i miei video, appunto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella in alto a destra per seguirmi attivamente e sapere sempre quando metto online un nuovo video di Elden Ring. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo ovviamente in chiusura il canale del mio amico Graziano Quaglini, appunto Grafilms, che in questi giorni con me è al cinema con il film Ultimo Take, che ha ispirato questo personaggio gazzoso a Norrune, e il canale Gazzoso Senza Soldi, ispirato all'originale personaggio creato da Graziano, gestito da Salvatore, appunto, che da poco ha cominciato a portarvi video su YouTube. Io vi lascio tutto in descrizione, miniature a video a breve, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Un saluto a tutti voi.